Ben ritrovati a tutti i nostri amici di Ricette di Classe. Laboratorio quest'oggi molto affollato. Ci sono gli studenti di quinta e di quarta che stanno preparando un menù piuttosto ricco, perché oggi lo serviranno a degli illustri ospiti. Infatti verranno a trovarci degli studenti con il progetto Erasmus provenienti da un paese della Loira, Roche-sur-Yonne, e che fanno parte del liceo Branly, una scuola associata al liceo Branly di questa zona. Il professor Stefano Maggiani sta dirigendo tutti gli studenti e sta realizzando con loro un menù con forti richiami alla tradizione ligure. Professore, che cosa prepareranno i ragazzi? Dunque, per antipasto abbiamo preparato una torta pasqualina che serviamo poi con una fonduta al taleggio per presentarla, diciamo, in modo un pochettino diverso. Poi abbiamo fatto dei tagliolini a ragù di coniglio e olive taggiasche, che sono proprio tipiche della nostra regione. E poi abbiamo per un benvenuto dei nostri ospiti, abbiamo usato un petto d'anatra che non fa parte proprio della nostra tradizione, ma l'abbiamo scelto. Un omaggio a loro. Esatto, per omaggiare i nostri ospiti francesi. Il petto d'anatra lo facciamo grigliato, servito con una demi-glace all'aceto balsamico e accompagnato con un purè di patate. E finiamo in bellezza, un inno alla primavera, con una torta. Abbiamo fatto una torta mimosa, visto che è anche la settimana della festa delle donne, abbiamo così voluto festeggiare in questo modo. Certamente, e poi anche una crostata di frutta fresca, quindi due dolci faranno parte dello spazio dessert. Esatto. E allora la lasciamo subito andare a lavorare in cucina, invece fermiamo qui il nostro professore di Sala Bar Russello, perché dietro di me i ragazzi stanno lavorando per preparare le tavole. Ecco, come si prepara una tavola per accogliere degli ospiti? Innanzitutto si prepara, si apparecchia in base al menù, si chiede in cucina, i ragazzi vanno in cucina e chiedono il menù e in base ai piatti che ha preparato la cucina si apparecchia, si fa la mise en place. Certo, perché la posateria deve essere strettamente collegata appunto alle varie portate del menù. Poi sappiamo che non si mettono più di 3 posate per lato, per cui se necessita di più posate si aggiungono al momento, quando si serve il piatto. Questo caso qua, per il menù di oggi, hanno messo 2 forchette grandi, una forchetta da dessert e una forchetta per l'antipasto. Poi abbiamo i bicchieri per l'acqua e il vino. Abbiamo abbinato, dato che sono dei piatti liguri, abbiamo abbinato un vino rosso ligure, un Colle dei Luni rosso. E poi acqua minerale e acqua naturale hanno, basta. Certamente, per dare un po' di soddisfazione anche agli studenti di sala, di quale classe fanno parte? I ragazzi sono della quarta E, questi ragazzi che stanno apparecchiando. Certo, i ragazzi della quarta E. E allora vediamo chi di loro mi vuol far vedere come si fa a piegare il tovagliolo in questo modo così. Su bello, è una curiosità mia anche, no? La facciamo vedere anche ai nostri telespettatori quando vogliono veramente apparecchiare una tavola importante. Abbiamo qui la nostra studentessa Nadia, la conoscete già, vincitrice di concorsi, che si presta per farci vedere la piegatura di questo tovagliolo da mettere in centro piatto, e così anche tutti noi possiamo fare una splendida figura quando abbiamo degli ospiti di riguardo. Allora, prendiamo un tovagliolo, Nadia, lo pieghiamo a metà e poi... No, prima dobbiamo fare delle pieghette come se fosse un ventaglio, come per creare un ventaglio fino alla metà, proprio così. Poi bisogna piegare il tovagliolo in questo modo. Così si prende il tovagliolo, fa fare un giro e voilà. Poi lo si dispone sul piatto, si lascia andare e guardate che meraviglia. Allora, bravissimi anche i nostri alunni di Sala Bar, e chiudiamo questo spazio. Veronica e Matteo stanno preparando la torta pasqualina, perché come abbiamo detto il menù di questa attività di laboratorio di quest'oggi è in omaggio agli ospiti francesi, e quindi questo è un chiaro richiamo alla tradizione enogastronomica tipica ligure. E allora Veronica, vediamo come abbiamo fatto la pasta. Qui diciamo che invece di utilizzare la pasta sfoglia con 30
tre sfoglie, diventa uno scioglilingua, come si dovrebbe fare. Abbiamo usato invece per questa torta una pasta matta. Come l'abbiamo fatta? Questa pasta matta viene fatta con farina, acqua, sale e olio. Benissimo, si impasta il tutto, la si lascia un po' riposare? Si lascia qualche minuto riposare, circa 5 minuti, e poi viene stesa. E poi viene stesa, come deve essere? Piuttosto morbida, elastica? No, deve essere abbastanza sostanziosa per essere poi stesa. Abbastanza consistente per poterla poi stendere, come abbiamo fatto. Se ne sollevi un lembo, facciamo vedere lo spessore. Non è tanto, tanto sottile, vedete? Ecco. Poi l'abbiamo riempita con la farcia e allora ci viene in aiuto... Allora, abbiamo... Il tuo nome? Matteo. Matteo. Ci viene in aiuto Matteo. Vediamo. Abbiamo lessate di spinaci saltate in padella con del burro per far evaporare l'acqua. Una volta evaporata l'acqua, abbiamo presi, abbiamo aggiunto la ricotta, il parmigiano, abbiamo aggiustato di sale, timo maggiorana perché sono le spezie liguri e poi abbiamo aggiunto un uovo. Uovo e basta. Perché la ricotta poi comunque lega tutto. Si potrebbe anche non mettere forse quest'uovo perché le uova poi come vedete sono state aggiunte sode nella farcia. Questo a piacimento. Loro ce l'hanno messo proprio anche nella farcia stessa. Ecco, poi come procediamo? Abbiamo fatto delle fossette, no? Sì, vabbè, stendiamo la pasta, mettiamo il ripieno, una volta poi lessate le uova, abbiamo fatto delle fossette, abbiamo aggiunto l'uovo sodo dentro e poi richiudiamo e mettiamo in forno. E mettiamo in forno e la nostra torta pasqualina è fatta. Non la vedo ultimata, Veronica. Questa pasta in eccesso viene tolta? Questa pasta in eccesso viene ripiegata per coprire la farcia. Ecco, perché deve essere tutta coperta la torta pasqualina, anche perché se no le uova sode rimarrebbero scoperte e questo non va bene. Professore, stavo dicendo con gli studenti, perché questa scelta della pasta matta? La pasta matta innanzitutto perché è una pasta tipica della cucina ligure, perché è una pasta a base di olio, di extravergine e di oliva. Quindi abbiamo farina zero, olio extravergine di oliva e un po' d'acqua e un po' di sale. Quindi rispettiamo comunque la tradizione. Sì, e poi diciamo che è una preparazione anche non molto laboriosa. Rispetto alla pasta sfoglia con 33 sfoglie, come gli anni di Cristo. È un pochino più pratica, diciamo. E allora prendiamo al volo questo suggerimento perché mi pare che così sia veramente più semplice. Ascolta, quanto abbiamo lasciato cuocere questa torta? Abbiamo lasciato cuocere per 180 gradi per circa 30-35 minuti. Quindi l'abbiamo fatta cuocere per 30-35 minuti a 180 gradi. Silvia, nel solco della tradizione, in occasione della Pasqua, ci possiamo concedere una fettina di questa torta pasqualina? Certamente, soprattutto se viene fatta come l'hanno fatta i nostri ragazzi, perché intanto non hanno usato delle sfoglie contenenti ad esempio del burro o peggio ancora delle margarine. Hanno utilizzato una pasta proprio tradizionale, fatta con farina, con l'olio, quindi ingredienti assolutamente sani e naturali. Nell'impasto è stato messo solamente un uovo più le uova che sono state aggiunte, diciamo, come tradizione che danno proprio il nome alla torta, e questo fa sì che comunque se si vuole stare attenti alla riduzione dei grassi si può semplicemente prendere una fetta senza l'uovo sodo all'interno. Un'altra caratteristica è la presenza di tantissime fibre dovute alle verdure che sono state usate, e questo fa sì che noi riusciamo in realtà ad assorbire meno grassi e meno amidi, quindi meno zuccheri che sono presenti nella torta. Quindi anche un diabetico può concedersi una fetta di torta pasqualina anche come antipasto. Certo, se si vuole al limite si può togliere anche l'uovo nell'impasto perché è squisito lo stesso. E per il colesterolo siamo più nei limiti. Sarebbe proprio una bellissima idea, si possono usare anche altre strategie per evitare di utilizzare uova, l'importante è che si riesca, diciamo, a legare insieme il tutto. E, un'altra cosa è che
utilizzare la pasta, diciamo, fatta in casa è sicuramente una buona idea, però non sempre si ha il tempo di farla, quindi io consiglio, piuttosto che comprare quelle sfoglie già pronte che si trovano al supermercato, magari utilizzare della pasta da pane che si può comprare dal panificio oppure sempre nei supermercati, la cosiddetta pasta della pizza. Non ci avevo pensato, lo farò sicuramente. E adesso vediamo come si cucinano dei gustosissimi tagliolini a ragù di coniglio con olive taggiasche. Ce li insegna? Anastasia, bene. Vedo che il ragù è già un buon punto di cottura, però facciamo un passo indietro. Allora, innanzitutto noi avevamo il coniglio intero, quindi l'abbiamo disossato e l'abbiamo tritato. Noi non abbiamo il tritacarne, quindi l'abbiamo tritato tutto a mano. E forse rimane anche più saporito. Sì, sì, molto meglio. E poi abbiamo fatto un battuto di cipolla e aglio schiacciato e l'abbiamo fatto rosolare nell'olio. Ha un profumo magnifico. Lo so. Poi abbiamo aggiunto il coniglio tritato, abbiamo fatto rosolare per bene e l'abbiamo sfumato con del vino bianco. Dopodiché abbiamo aggiunto le olive. Olive taggiasche denocciolate, perché naturalmente in un ragù non possiamo mettere. Teniamo alla salute dei denti dei nostri ospiti. Certo. Dopodiché niente, dopo che il vino si è ritirato, abbiamo aggiunto del brodo e stiamo facendo tirare. Vedo che c'è anche un mazzetto garni. Sì, c'è un bouquet garni. Ci abbiamo messo della maggiorana, del rosmarino. E basta, dopo ci mettiamo del prezzemolo tritato, quindi lo metto per finire. Sì. Ecco, quindi il mazzetto garni dà quel profumo e quell'aroma in più e poi naturalmente alla fine della preparazione viene estratto. E con questo andiamo a condire il primo piatto, cioè dei semplicissimi tagliolini all'uovo. Grazie Anastasia. Tra tutte le portate, dottoressa, del menù di quest'oggi, mi sono avvicinata subito davanti a questo ragù di coniglio, perché conoscendola ormai sono convinta che è il suo piatto preferito da un punto di vista dietetico. Esatto, perché il coniglio è una carne sicuramente migliore rispetto alle carni bianche che noi utilizziamo comunemente nella nostra alimentazione. Rispetto al pollo e al tacchino, infatti, l'allevamento del coniglio è un livello, diciamo, assolutamente superiore. Spesso i polli e i tacchini vengono allevati in batterie, con utilizzo anche di farmaci, antibiotici, antinfiammatori per evitare che questi animali si ammalino. E questo può rilasciare ancora dei residui nella carne. E, invece il coniglio non necessita di questi trattamenti, perché è un animale, diciamo, che ha un tipo di allevamento completamente diverso. Anche la sua alimentazione è generalmente molto più curata e quindi risulta essere una carne sicuramente più pregiata. Un'altra particolarità è la presenza delle olive taggiasche in questo ragù. E questo è non solo un richiamo alla nostra tradizione ligure in generale, ma anche dal punto di vista nutrizionale presenta dei vantaggi, cioè il fatto di usare olive locali che di solito non vengono trattate con ad esempio solfiti per poter conservare meglio il colore, permette privare questo piatto di una sostanza tossica che sono, diciamo, che è l'anidride solforosa e i suoi derivati, che possono causare praticamente dei problemi a livello, diciamo, di tossicità nel fegato e nei reni e anche mal di testa nelle persone che sono predisposte. Quindi le olive taggiasche assolutamente da preferire rispetto a olive di altro genere. Poi abbiamo le spezie, cioè le erbe aromatiche liguri, che come sempre sono da lei molto esaltate, nel senso che danno sapore al cibo e non conferiscono nessun aumento di calorie, vero? Senza dubbio, a parte il discorso che non danno calorie, danno proprio sostanze utili, cioè sostanze anti-invecchiamento, antitumorali, acidi grassi essenziali. E ricordo anche che siamo nella settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale, che è stata recepita dalla Società Italiana Nutrizione Umana, la SINU, che in Italia è il maggiore organo, diciamo, di informazione, di educazione alimentare e nutrizionale. Vi invito a usare
tantissime spezie ed erbe aromatiche nella vostra alimentazione proprio per ridurre il consumo di sale, che è diciamo un additivo abbastanza pericoloso se se ne eccede, perché può causare aumento della pressione arteriosa con conseguenze per il nostro sistema cardiovascolare, ma anche tumori allo stomaco e altre patologie che sono state collegate con l'osteoporosi, con le demenze e così via. Quindi riduciamo il sale. Certo, e semmai se lo utilizziamo in piccola percentuale, sale iodato, è vero? Sempre sale iodato o altrimenti il sale marino integrale, cioè non privato dello iodio che naturalmente è presente. Che pillole veramente di saggezza che dobbiamo fare nostre, perché la nostra salute deve essere il massimo valore da tutelare. E voilà, è il caso di dire una rappresentanza dei nostri ospiti francesi. Ma vogliamo sapere tutto di questo progetto europeo Erasmus per cui sono venuti qui nella nostra scuola. Lo chiediamo alla professoressa Elisabetta Piotto, che è la coordinatrice quest'anno dei progetti europei. Sì, innanzitutto buongiorno. Abbiamo questa iniziativa nel nostro istituto dei progetti europei perché abbiamo capito l'importanza e il plus valore che può aggiungere uno stage all'estero. I nostri ragazzi sono partiti quest'estate e invece questa rappresentanza, abbiamo avuto un primo gruppo nel mese di ottobre e un secondo gruppo adesso, che faranno un stage di un mese nei principali ristoranti e hotel di La Spezia, Tellaro e Lerici. Siamo diciamo contenti di ospitarli perché c'è uno scambio di conoscenze, uno scambio di metodi, poi è un modo per rinfrescare, per migliorare la lingua italiano-francese e quindi nasceranno anche delle amicizie, perché col primo gruppo poi ci sono stati dei contatti anche una volta finito lo stage e continuano tuttora. Sono arrivati ieri sera e oggi sono nostri ospiti, per cui li porteremo anche poi a visitare la città, i nostri dintorni, e speriamo insomma di riuscire a trasmettere loro le nostre tradizioni e la nostra gastronomia, che comunque la gastronomia italiana riesce sempre a farsi valere per i suoi valori, i suoi prodotti locali. Da quale paese francese provenite? Come si chiama la vostra scuola? Veniamo da La Roche-sur-Yon, vicino a Nantes, nella regione dei paesi della Loira. La nostra scuola è il CFA, Centro di Formazione e Apprendistato associata al Liceo Branly. La nostra scuola ha due indirizzi fondamentali, cucina e servizio sala ristorante. Qui abbiamo due ragazze, una che frequenta il primo anno di cucina e l'altra che frequenta il quarto anno di servizio di sala. Quale importanza date a questi scambi e progetti europei che si sentono nel vostro piano dell'offerta formativa? Il progetto Erasmus Plus e gli scambi europei sono molto importanti per le nostre due scuole. È quello che permette uno scambio, una scoperta culturale, si può migliorare la lingua, si può migliorare tutta l'Europa, essere uniti per avere migliori possibilità per il futuro. Dei vostri diciamo, programmi di studio, è previsto l'insegnamento dei piatti e dei prodotti tipici del territorio in sorgia di scuola? Oui, en effet. Sì, naturalmente, gli alunni imparano la cucina con tutti i prodotti francesi e del territorio, ed anche europei ed internazionali. E allora andiamo a conoscere queste due graziose studentesse. Bonon. Ciao. Beh, vi chiedo di così raccontare ai nostri telespettatori una ricetta tipica del vostro paese che volete proporre proprio agli italiani, magari legata a qualche tradizione, anche in famiglia se vogliamo. Se scegliessi una ricetta da presentare in Italia agli italiani, sceglierei la torta al limone, perché è una ricetta che faceva mia zia quando ero piccola, una torta a base di crema di limone. Per me la ricetta è la tartiflette, un piatto locale che faceva mia nonna, che è a base di patate, panna, vino bianco, formaggio e lardi. Ok, e allora
vi lasciamo proseguire la visita del nostro istituto. Vi auguriamo uno splendido soggiorno qui alla Spezia. Pensiamo che le nostre bellezze ambientali, storico-culturali, artistiche sicuramente potranno suscitare in voi molto interesse. E allora buon soggiorno e buon proseguimento. Grazie alla professoressa Piotto. Luca e Veronica, il petto d'anatra che ha bisogno di una cottura molto veloce viene fatto al momento, diciamo. Ecco, come si fa? Allora, innanzitutto prendiamo una padella con olio e uno spicchio d'aglio in camicia, facciamo soffriggere, poi aggiungiamo il petto d'anatra con rosmarino, alloro e profumi. Ripeto, sono pochi minuti, prima dalla parte della pelle e poi dall'altra parte. Sì, esatto, prima dalla parte della pelle, così si caramellizza bene, diventa croccante la pelle e rimane morbido dentro. E poi come finiamo il piatto? Impiattiamo l'anatra scaloppata e ci mettiamo il purè accanto. Il purè, e nappiamo con la riduzione che andiamo a vedere con Simone. Con Simone vediamo il passaggio forse più difficile della preparazione del petto d'anatra. Il petto d'anatra tra l'altro verrà cotto proprio all'ultimo minuto perché sia ben caldo e possa essere servito agli ospiti. Ecco, è un petto d'anatra con una riduzione all'aceto balsamico. Allora vediamo come si fa questa riduzione, Simone. Allora, abbiamo fatto questa riduzione ricavando le ossa di pollo, coniglio e anatra che abbiamo messo poi all'interno di un pentolino assieme a un goccino di olio, sedano, carota e cipolla che abbiamo fatto cuocere bene per far rilasciare tutti i succhi. E acqua anche o no? No, acqua no. Abbiamo... Senza acqua? Sì, abbiamo usato solo dopo un pochino di brodo di pollo per allungare la salsa per non farla avere troppo densa. Abbiamo anche utilizzato i succhi di questa anatra che abbiamo cotto in forno, l'abbiamo condita con del burro aromatizzato alle erbe, abbiamo messo timo, rosmarino, maggiorana e salvia e l'abbiamo riempita con un limone e della cipolla. E l'abbiamo fatta cuocere come un pollo arrosto praticamente. Sì, l'abbiamo fatta. Tanto che ha rilasciato tutto questo succo. Così, ha lasciato tutto il succo che abbiamo unito poi al succo che avevamo estratto dalle ossa dell'anatra, del pollo e del coniglio, che poi abbiamo fatto ridurre per riuscire a togliere il grasso in eccesso, perché possiamo ben immaginare con una carne grassa come quella dell'anatra abbiamo un eccesso di grassi. E poi l'abbiamo infine legata con un pochino di maizena e acqua e un goccino di aceto balsamico. Di aceto balsamico che abbiamo ottenuto questa salsina con cui andremo a nappare i nostri petti? Sì, li andremo leggermente a annaffiare per dare un po' più di sapore. Certo. Il petto d'anatra viene accompagnato con un purè di patate. Voi sarete convinti ovviamente di saperlo fare e penso di sì perché è molto diffuso nei menù che vengono preparati in famiglia. Però Luca ci spiega bene come si fa e tutti i trucchi perché riesca della giusta consistenza e del sapore più adeguato. Allora, innanzitutto abbiamo messo a bollire le patate con la buccia a freddo e successivamente... Ecco, hai già detto tre cose importanti. Patate con la buccia messe a bollire a freddo, cioè le ricopro con l'acqua e porto ad ebollizione. Esatto. Poi successivamente, quando sono abbastanza morbide, le schiacciamo con lo schiacciapatate togliendo la buccia però. Quando abbiamo tolto la buccia e le abbiamo schiacciate, aggiungiamo il latte precedentemente scaldato e mescoliamo. Successivamente aggiungiamo il parmigiano, la noce moscata e... il sale e quindi rimettiamo sul fuoco, giriamo. Prima di servirlo magari lo scaldiamo a bagnomaria per farlo rimanere caldo. Ecco, allora siccome lo prepariamo in precedenza per poi servirlo, il purè deve essere rigorosamente caldo, allora lo facciamo riscaldare a bagnomaria. Dottoressa Molino, naturalmente questa è una bomba di calorie, però se ne può offrire una versione light. Sì, diciamo si possono fare diverse variazioni.
La prima variazione è quella di eliminare completamente il burro, la panna, insomma come qualsiasi derivato di origine animale, e utilizzare semplicemente olio extravergine di oliva. Oppure si può anche fare una miscela tra olio e acqua, quindi cercare di trovare una via di mezzo per alleggerire ulteriormente. La cosa positiva del purè è che questo si ottiene appunto dalle patate cotte intere con la buccia, e questo trattiene all'interno tutte le sostanze nutritive presenti nelle patate, che non sono solo amido, ma ci sono molti sali minerali, in particolare il potassio, che ha una funzione importantissima nella riduzione della pressione sanguigna. Quindi anche per contrastare l'azione del sale utilizziamo cibi ricchi di potassio. Attualmente in commercio si possono acquistare diversi tipi di patate. Vengono molto, diciamo, promozionate queste patate al selenio, ma è veramente utile consumarle oppure serviamoci di patate normali? E allora, io consiglio sempre una via di mezzo, quindi sia le patate locali, che sono un'ottima soluzione, e ogni tanto anche le patate al selenio, perché le patate al selenio vengono ottenute facendole crescere in terreni arricchiti di questo minerale, che ha una potente azione antiossidante, antinvecchiamento e anche antitumorale. La quantità di selenio che viene assorbita da queste patate è, con la loro normale crescita, quindi non sono organismi modificati geneticamente, è utile proprio per prevenire queste malattie, questi problemi. Inoltre non è una quantità di selenio eccessiva che potrebbe invece essere dannosa, quindi c'è proprio un equilibrio di assunzione di selenio che non si potrebbe ottenere invece con l'uso di integratori alimentari. Quindi è un'ottima idea, diciamo, per arricchire la nostra alimentazione di sostanze protettive. Ottima idea veramente, e ricordiamoci che per le patate locali ci sono le ottime patate di Pignone, da non dimenticarlo. E per concludere siamo nell'angolo dolce, tutto dedicato appunto al dessert. Elisabetta, come al solito, la nostra aspirante pasticcera, sta spalmando la farcia su dei dischi di che cosa? Di pan di Spagna. Naturalmente di pan di Spagna. E allora cominciamo da zero, partiamo dicendo quali sono gli ingredienti e come si fa un buon pan di Spagna. C'è qui il professore che intanto sta rifinendo il lavoro che tu hai fatto. E allora, gli ingredienti. Allora, abbiamo montato 6 uova con 250 grammi di zucchero. Quando il pan di Spagna è raddoppiato abbiamo aggiunto 200 grammi di farina e gli aromi. Quali sono gli aromi? Vaniglia? Vanillina. Dopodiché l'abbiamo infornato a 180 gradi per mezz'ora, 40 minuti. Abbiamo messo della carta da forno, imburrato la teglia, cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo la carta da forno sotto e abbiamo imburrato e infarinato i bordi. Ecco, benissimo, in questo modo si procede. E nel pan di Spagna, quindi, sentendo l'elenco degli ingredienti, non ci vuole il lievito. Perché, professore? No, il lievito non ci vuole perché sennò durante la cottura si alzerebbe e appena si raffredda si riabbassa, quindi non riesci ad avere un pan di Spagna compatto per poter dividerlo e fare dischi e quant'altro. Certo, allora, quindi come eseguiamo la preparazione? Abbiamo detto, ripetiamo un pochino bene come si esegue. Prima si mescolano insieme zucchero e uova, si fanno triplicare, dopodiché aggiungiamo con la frusta, poco alla volta la farina, quindi attenzione, perché la sequenza è questa degli ingredienti. Molto bene, in forno quanto ci deve stare questo dolce, lo ripetiamo? Pan di Spagna circa 20 minuti. A quale temperatura? 180 gradi. 180 gradi, poi lo estraiamo e realizziamo 3 basi. Cominciamo dalla prima. Allora, abbiamo tagliato il pan di Spagna in 3. La parte della base l'abbiamo ridotta di 2 cm e bagnata con la bagna di zucchero. Come si fa la bagna di zucchero? Far bollire l'acqua con lo zucchero e il succo di limone o le scorzette. Si ottiene una preparazione sciropposa, diciamo. E dopodiché bisogna aggiungere la panna. E panna montata semplicemente. Con lo zucchero. Con lo zucchero. Ci aggiungiamo le fragole.
o altra frutta? Altro pa? Ecco, il professore sta dicendo di aggiungere ancora panna, quindi deve essere lo strato molto ricco di panna. Ha dato l'ok e continuiamo ad aggiungere le nostre fragole che, come vedete, abbiamo ridotto a tocchetti. In questo modo, se non ve l'avessimo detto, stiamo realizzando una torta mimosa. E siamo nella settimana della festa della donna e quindi è il dolce più indicato e tra l'altro diciamo si ispira proprio alla primavera, questo fiore così colorato che troviamo nelle nostre campagne in questo periodo. Bene, adesso il professore cosa sta facendo? Abbiamo tagliato uno spicchio dal disco che dobbiamo sovrapporre al disco precedente per fare in modo che combacie prenda la forma di uno zucchotto. Guarda. Ecco, deve avere, diciamo, questo dolce una forma a cupola, a zucchotto, dice esattamente il professore. Vedete, in questo modo qua, se ritagliamo uno spicchio, possiamo il nostro cerchio di pasta incurvarlo e dargli questa forma a zucchotto. Molto bene. E qui cosa andiamo ancora ad aggiungere? Vediamo, dobbiamo bagnare naturalmente con lo sciroppo di zucchero che abbiamo già descritto, in questo modo, usando quindi un pennello. Professore, come si conclude poi questo dolce? Guarda, adesso noi dobbiamo ricoprire la torta con un po' di panna che ci permetta così poi di attaccare diciamo il pan di Spagna tagliato a quadretti per dare... Come lei sta facendo così bene, esatto, rapidamente. Esatto, e poi si termina con una spolverata di zucchero a velo. Benissimo. Poi vabbè, uno mette le decorazioni che ritiene più opportuno, farfalline, quello che uno vuole, però sarebbe finita questa preparazione appunto con il pan di Spagna a cubetti. I giochi sono fatti. Elisa, questa crostata deliziosa, riempita di crema e guarnita con fragole fresche, come l'hai fatta? Allora, abbiamo preparato la pasta frolla con 250 g di burro, 250 g di zucchero, un uovo intero, due tuorli e 500 g di farina, una bustina di vanillina e un po' di lievito in polvere. Lievito in polvere per renderla più friabile, più croccante, e abbiamo preparato la base. Naturalmente l'abbiamo fatta un po' riposare questa pasta, poi l'abbiamo stesa, messa in una teglia con dei fagioli dentro per farla cuocere. Dopodiché l'abbiamo estratta dal forno, naturalmente riempita con della crema pasticcera. Come l'abbiamo fatta? Abbiamo fatto bollire un litro di latte con gli aromi, poi abbiamo... Cioè vanillina? Sì. O limone. O limone. E poi abbiamo messo burro, zucchero e tuorli, 6 tuorli e 250 g di zucchero e 80 g di maizena. Per farla un pochino restringere. E abbiamo preparato la crema. Il procedimento come avviene per la crema? Cioè prima si mescola lo zucchero con le uova? Sì, si mescola lo zucchero con i tuorli. E nel frattempo si fa bollire il latte con gli aromi e poi quando il latte una volta bollito si mette insieme allo zucchero e i tuorli e si porta a bollore la crema. Certo, con un pochino abbiamo detto di maizena proprio per farla restringere. Dopodiché aggiungiamo, vedete, in questo modo a creare come dei petali di un grande fiore e tutte queste fragole che Arianna sta tagliando così bene. Toglie il picciolo e poi le taglia in questo modo. Raffaele adesso sta riprendendo come avviene il taglio. Vedete? Te ne fa vedere una all'obiettivo della telecamera. Fai vedere. Così. E poi, ecco, in verticale. Vedete? In questo modo si crea questo petalo meraviglioso facendo dei cerchi concentrici e alternando... diciamo i pezzetti di fragola.
Non rimane che assaggiarla, deve essere buonissima. E davanti a questa tavola così debitamente apparecchiata, con i nostri ospiti francesi, la professoressa Piotto, il professor Stefano Maggiani che ha diretto i ragazzi in cucina, una rappresentanza degli studenti che hanno preparato le appetitose portate del menù che tra poco verrà servito ai nostri ospiti francesi. Salutiamo anche voi telespettatori e vi invitiamo come sempre a seguirci tutti i venerdì alle 18.50 prima del TLS giornale con Ricette di classe. Arrivederci.